L'aggressione subita da un agente di polizia locale qualche settimana fa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La CGIL ha tenuto oggi al comune di Pagani un'assemblea. Chiedono di rispettare, per quanto concerne proprio la polizia locale, gli accordi presi tempo fa. In autunno scorso noi proclamammo lo stato d'agitazione e in prefettura vennero il sindaco e il comandante. Fu ribadito che per gli agenti che sono adibiti al servizio di viabilità devono per forza, proprio per una questione di sicurezza, essere adibiti a quel servizio a coppia e non da soli. E puntualmente il comandante disattende questi impegni. Tant'è vero che l'operatore aggredito era da solo, per cui questa è una storia che non va assolutamente bene. In più, con la Polizia Municipale c'è un altro impegno, che loro devono adeguare il regolamento di Polizia Municipale a quello regionale. E è un obbligo, che è la legge regionale di Polizia Municipale, che risale al 2015. E loro anche questa storia qua, da impegni presi, ancora non lo devono fare. Con l'assemblea decideremo di proclamare lo stato d'agitazione e ovviamente scriveremo in prefettura perché questo è uno stato di cose inaccettabile. Riflettori accesi stamane anche sull'erogazione del fondo salario accessorio. Diciamo che Pagani è l'unico comune che nel mese di luglio non chiuderà il pagamento dell'indennità del fondo 2023, che Questo riguarda. per quanto riguarda in generale i dipendenti Sì, comunali. assolutamente sì, il fondo salario accessorio. Bisogna che loro per chiudere devono pagare la performance anno 2023 e devono pubblicare ancora il bando per l'attribuzione dei differenziali che sono scatti di carriera. Ribadiamo la centralità del rispetto del contratto collettivo nazionale. È importante che l'amministrazione riconosca ovviamente i suoi contenuti, riconosca ovviamente ai lavoratori diciamo, tutte le indennità, tutto ciò che è previsto e anche le questioni relative alla sicurezza appunto della Polizia Municipale. Quindi sono questioni importanti che noi abbiamo bisogno di condividere con i lavoratori e ovviamente andremo a un confronto, cioè, speriamo, con l'amministrazione, altrimenti dovremo prendere altre strade. È chiaro che oggi va ribadita sempre di più la centralità del contratto collettivo nazionale, anche perché siamo in una fase di rinnovo dello stesso a livello nazionale. Ci sono risorse limitate stanziate da parte di questo governo, quindi il tema sarà anche quello di condividere con i lavoratori quali sono le mobilitazioni che anche a livello nazionale metteremo in campo per il rinnovo del contratto. Ci sono tanti istituti contrattuali che non vengono erogati e questo ritardo ha determinato un certo nervosismo nei confronti dei lavoratori. In realtà ci sono stati soltanto rimandi, continuando con altri rimandi e alcuna risposta concreta è stata fatta.